Buonasera a tutti e benvenuti a Sanremo. Buonasera, grazie a Fabrizio, grazie al Conte Galè, grazie a Francesca Ceyen che ci hanno introdotto e agli amici dallo studio a Milano. Buonasera da Nicoletta De Ponti. E buonasera da Angelo Baiguini. Eccoci qui, buonasera. Siamo nella splendida cornice floreale, posso dirlo finalmente. Devi. Siamo al Teatro del Casinò di Sanremo, una serata per raccontare i 60 anni di storia del festival. E per questo vorrei subito un applauso per la nostra orchestra e per il maestro Bruno Santori. L'orchestra che in questo momento si sta alzando, lo diciamo a beneficio di chi ci sta seguendo in diretta sulla prima radio che questo paese ha, cioè l'Italia, RTL 102.5, e in radiovisione sul canale 7.50 di Sky. Caro Bruno, come va? Molto bene. Sei molto emozionato, anche perché stasera per la prima volta ufficialmente dirigi la Sanremo Festival Orchestra, di cui sei il direttore stabile da oggi. Da oggi, sono da ieri, diciamo. Diciamo da ieri, dai, comprese le prove, insomma, questa è la prima esibizione in pubblico ufficiale. Assolutamente sì, sono veramente orgoglioso di poter dirigere questa meravigliosa orchestra che ha una storia fantastica, sia nella classica che nella musica pop, conoscete tutti. L'anno scorso, fra l'altro, abbiamo condiviso il Festival di Sanremo, il 59esimo, dove io ero direttore musicale. Sono ora pronto per questo nuovo percorso, speriamo lo siano anche loro. E quindi... Sì, io ho già sentito le prove, stasera darete veramente, scusate il gioco di parole, prova di grande, grande bravura. Questa per noi è una serata speciale, naturalmente è l'ultimo dell'anno, racconteremo 60 anni della storia del Festival di Sanremo, legati naturalmente alla storia italiana, però quest'anno c'è anche un amico importante da ricordare e da salutare. C'è un grande amico da ricordare che è stato per noi importantissimo, per noi maestri, direttori d'orchestra del Festival di Sanremo e professori d'orchestra. E Antonio Nocera, quest'anno sono 10 anni della sua scomparsa, lui è stato veramente un grande amico, un grande professionista che noi in questa occasione vogliamo ricordare e a cui vogliamo dedicare questo concerto. Un applauso per cortesia per questo grande professionista che è stato Antonio Nocera e che giustamente il maestro Santori ha voluto ricordare. Maestro, prego. Accomodati pure. Allora, vogliamo raccontare un po' cosa faremo, sì, Angelo, bene nello specifico. Assolutamente. Dai, Nicoletta. Allora, siete in giro per tutta l'Italia in macchina, state con noi, nelle vostre case accendete la radio, a un volume direi più che discreto, nei locali, insomma, sarà un 31 davvero speciale, perché questo è Sanremo 1950-2010.